Ciao a tutti, come vi avevamo promesso, abbiamo iniziato a recensire i giochi per portatile. Abbiamo quindi deciso di creare la prima video recensione dedicandola a Donkey Kong Country Returns 3D, il remake del vecchio Donkey Kong Country uscito circa 2 anni e mezzo fa su Wii. Il gioco che vi proponiamo quindi oggi è uno dei platform più belli che si possono trovare in circolazione. Oltre ad essere uno dei più belli, è anche uno dei più difficili, che però in questa edizione portatile, lima questo difetto introducendo una nuova modalità di cui vi parleremo tra poco. Intanto qui potete vedere il primo livello di gioco, un livello abbastanza semplice, ma che introduce già le meccaniche di base del gioco stesso. Nello schermo inferiore sono stati introdotti degli indicatori che appunto vi danno un'idea e tengono conto delle banane raccolte, delle vite che avete in possesso, delle monete banana che potrete poi spendere dal vecchio Cranky Kong e dei pezzi di puzzle sparsi nella mappa stessa. Come vi facciamo vedere in questo istante, il gioco è praticamente identico alla versione console maggiore, console da salotto. La differenza più grossa è che in queste situazioni in cui il gorillone finisce sullo sfondo, si tende a perdere un pochino di vista il personaggio a causa delle ridotte dimensioni dello schermo. Noi lo stiamo giocando su un 3DS XL e in questo caso questo problema viene ovviato. Se doveste giocare al titolo su un 3DS normale, la differenza potrebbe essere notevole e potrebbe essere più difficoltoso seguire l'azione. Qui vi facciamo vedere che il gioco è un platform molto particolare in quanto introduce anche sezioni a bordo di carrellini da miniera e altre che vedremo tra poco. Queste sezioni sono particolarmente intense e divertenti e soprattutto variano molto un gameplay che gode di una differenziazione davvero enorme. Come vedete, ora qui per esempio ci stiamo facendo sparare da un barile all'altro, andando a vivere situazioni di gioco molto diverse tra di loro e soprattutto tutte molto rocambolesche. L'impeto del gorillone è abbastanza evidente e tutto il gioco è imperniato su uno stile, diciamo aggressivo per un platform, o meglio, uno stile molto dedicato all'azione frenetica e al movimento. Qui per esempio lo vediamo cavalcare un razzo barile in un gameplay assolutamente geniale per quanto ci riguarda, in quanto tutto il livello può essere affrontato premendo semplicemente un tasto, il tasto A o B. In questi casi la pressione del tasto fa puntare verso l'alto il gorilla, lasciarlo invece lo fa scendere di quota. Tutto questo per proporre un livello, ce ne sono diversi all'interno del gioco fatti in questo modo, assolutamente originale, semplice nella concezione, ma allo stesso tempo complesso per via di tutti questi ostacoli, tutte queste palle di cannone che ci vengono in questo caso contro. Come vedete ora, tra l'altro, si verrà sparato anche con un cannone, un'ancora gigantesca e il risultato di questa azione da parte dei nemici sarà ben visibile a schermo con questa spettacolare distruzione della nave. Il gioco, come vi dicevamo, è pienissimo di segreti, segreti che possono essere rappresentati da un sacco di componenti. Qui per esempio c'è un pezzo di puzzle che verrà prontamente segnato nello schermo inferiore e andando avanti poi troveremo addirittura dei segreti come questo in cui dobbiamo soffiare per tirar su un pezzo di scenario ed arrivare poi ad una sezione bonus che oltre a farci raccogliere un sacco di banane e di monete ci permette intanto di guadagnare una vita tramite quel palloncino rosso che vedete e in più, dopo aver raccolto tutto, ci dona un altro pezzo di puzzle. Questo è il secondo mondo di gioco, non vi facciamo vedere oltre perché crediamo che la sorpresa sia parte integrante di tutti i videogiochi.
ma vogliamo comunque mostrarvi questa ennesima variazione del tema platform. In questo livello a dorso di balena, un livello con una musica molto rilassante, ma decisamente tosto, in quanto questi calamari volanti che vedrete arrivare verso di voi sapranno rendervi la vita piuttosto difficile. Una vita che il gorillone, come vedrete, affronta in vari modi. Per esempio, tenendo premuto i tasti dorsali, possiamo arrampicarci su queste zone erbose e procedere quindi nell'esplorazione dei livelli anche a livello verticale. Esplorazione che però comprende anche diverse morti, come vedete, diverse cadute. Per venire incontro a queste difficoltà, il Bazar di Cranky, qui in versione classica, viene proposto anche in questa nuova versione che ci permette di acquisire nuovi poteri, come per esempio quel palloncino verde, antischianto e un barile Donkey Kong da utilizzare in ogni istante. Il palloncino verde che vedete in alto, dopo essere stato equipaggiato prima di iniziare un livello, servirà per evitare di ricominciare una partita dal checkpoint in caso di caduta accidentale. In questo caso, per esempio, noi saremmo dovuti ripartire. Usando invece un palloncino verde, veniamo riportati in alto e possiamo continuare l'avventura direttamente da lì, ricordandoci comunque che il gioco è sempre bello tosto. Donkey Kong Country Returns 3D è uno dei migliori platform che potrete trovare su 3DS e su qualunque console attualmente disponibile. Uno dei suoi punti di forza è la difficoltà, una difficoltà che saprà sicuramente intrattenere ed appassionare i giocatori di vecchia data, ma che con la sua prima uscita poteva un po' scoraggiare i meno abili. Ora, con questa uscita portatile e l'aggiunta della modalità nuova, vengono in aiuto un sacco di gadget che però non snaturano il gameplay del gioco, lasciandolo irruento e frenetico esattamente come nelle idee originali. Se questo può invogliare all'acquisto i giocatori che non avevano ancora vissuto l'avventura di Donkey Kong, quelli di vecchia data potranno invece godere di un nuovo mondo chiamato Nuvola, che si sbloccherà alla fine del mondo 8. Concludendo, se non avete mai affrontato l'avventura di Donkey Kong Country Returns, questa potrebbe essere l'occasione giusta per porvi rimedio. In caso contrario, la possibilità di portare sempre con voi uno dei platform migliori degli ultimi anni, oltre a quella di poter affrontare un mondo nuovo, potrebbe farvi propendere per un acquisto altamente consigliato.